Benvenuti cari amici di mobileOS.it, eccoci qua in compagnia dell'Arca del Idol 3, un prodotto interessante che abbiamo già avuto modo di vedere in alcune fiere al quale abbiamo partecipato, ma andiamo a vedere un po' più da vicino. Si è già acceso, probabilmente ho premuto il tasto di accensione nel frattempo che stavo prendendo il prodotto. Cosa è compreso qui? Vabbè, la graffettina per andare a estrarre il vano SIM, alcune fogli di Alcatel, i gommini di ricambio con naturalmente le cuffie in formato in-ear. Le andiamo a vedere subito. Anzi, no, questo è il caricatore, scusatemi, il cavo per caricare il dispositivo, cavo micro USB, sono queste, le cuffie, eccole qui, di Alcatel, cuffie davvero interessanti, anzi, sono della JBL, perdonatemi, eccole qua, con la possibilità di cambiare i gommini, delle cuffie molto molto interessanti, stereo, cavo piatto e logo Alcatel, con possibilità anche di risposta e microfono direttamente sulle cuffie. Poi con il logo vedete JBL e infine caricatore compatto di Alcatel, eccolo qua, vediamo un po' se riusciamo a leggere l'uscita, l'uscita è di 1 A. Possiamo quindi togliere il dispositivo, anzi la scatola, e andare a prendere il prodotto. Alcatel Idol 3, un dispositivo davvero interessante. Vi ricordo la particolarità del device, cioè il fatto che è praticamente sorta di prodotto che si può girare da un lato e dall'altro perché è esattamente uguale. A questo proposito arriva la scritta, vedete, al contrario di Idol 3. Poi abbiamo davanti le due casse, sulla parte frontale devi andare ad accendere il dispositivo, ormai si è acceso, quindi dovrebbe essersi acceso. Abbiamo qui il tasto di accensione, eccolo qua, vi faccio vedere anche il display, già che ci siamo. Eccolo qui, va ancora settato, l'ho appena ricevuto. Sul lato sinistro abbiamo l'ingresso vano SIM e tasto accensione e spegnimento. Sopra abbiamo il jack 3,5 e un microfono. A destra abbiamo invece il bilanciere del volume. Sotto altro microfono e ingresso per il cavo micro USB. Dietro invece andiamo a togliere un attimino questa plastica. Eccola qua, la tolgo. Abbiamo una fotocamera da 13 megapixel con flash LED, logo Idol e logo Alcatel One Touch praticamente. Il display è da 4,7 pollici HD, quindi 1280x720 pixel, IPS LCD 312 ppi. All'interno abbiamo il processore Snapdragon 410 quad core da 1,2 GHz, 8 GB di memoria interna espandibili tramite micro SD, RAM da 1,5 GB. Poi abbiamo la SIM card in formato micro, il telefono è disponibile anche nella versione Dual SIM, Android Lollipop, 110 grammi per quanto riguarda il peso, davvero un peso super contenuto, 134,6 x 65,9 x 7,6 mm di spessore. Inoltre sul telefono abbiamo la fotocamera frontale da 5 megapixel, che non vi ho detto, il LED di notifica, connettività WiFi, Bluetooth 4.0, NFC e GPS, oltre naturalmente alla connettività LTE che è disponibile sul device. Batteria non removibile che risulta essere da 2000 mAh. Allora, qualche giorno per testare il prodotto e poi ci ritroviamo qui su mobileOS.it per la recensione finale. Ciao!